Sì, sono affezionato a questo pubblico, ho lavorato tante volte qui, mi fa piacere sentire il calore, l'operetta, questa operetta è particolare, è sempre un po' un rischio, non è la classica operetta che solitamente si dà nei teatri, e vedere che piace così tanto al pubblico fin dall'inizio, che segue l'escalation dell'evoluzione della storia, questo ci fa piacere perché vuol dire che allora riusciamo ad arrivare a dare il messaggio. E poi a noi piace il nostro lavoro, per cui spero che arrivi questo. Sì, beh, per fare questo lavoro dell'attore o del cantante o anche chi balla, ovviamente ci sono degli studi dietro che ti permettono anche di avere magari una velocità maggiore per entrare in un personaggio. Poi ci sono personaggi che sentiamo più vicini e allora riusciamo a interpretarli non più facilmente, ma riusciamo a entrare più velocemente nella parte. Personaggi che sono un po' più lontani dalla nostra natura, che richiedono più studio. Poi però, come sempre, se veramente piace il lavoro, è veramente facile entrare in un personaggio, basta non fare il personaggio, ma essere, sentirsi quel personaggio, e quindi alla fine tutto quello che fai sulla scena è quello che farebbe quel personaggio, quindi risulta facile, sembra che non sia così, forse sembra difficile, ma in realtà tutto è l'inizio, cioè non fare finta di essere qualcuno, ma essere quel qualcuno. E questo è il passo più grosso, poi tutto il resto è facile. Il pubblico è eccezionale e ci ha aiutato moltissimo perché era la prima della danza delle libellule, per cui avere un pubblico come quello di Argente è stato veramente importantissimo per noi, e sicuramente con La Vedova sarà ancora di più, perché questa è un'operetta un pochino più difficile perché è meno conosciuta, però è stato apprezzato moltissimo dalle persone presenti in sala, per cui per noi è stata una gioia. È un bel lavoro, abbiamo un bel po' di prove a novembre, stiamo un mese a novembre e a Cagli, al Teatro di Cagli, e proviamo circa 2 settimane per ogni spettacolo, quindi è un lavoro pesante, duro, però che ci dà molta soddisfazione, e la nostra compagnia è veramente fortunata forse, perché riusciamo veramente ad arrivare fino alla gente, perché è importante comunicare con le persone e coinvolgerle per quanto si può nello spettacolo, per cui penso che far ridere sia più difficile, ma noi ci riusciamo.